Vishnu, che ardentemente amato e che ha ispirato e ancora ispira nei suoi devoti fervente venerazione, sia per la sua persona, sia per le sue manifestazioni terrene, Rama e Krishna, non è una delle divinità principali del Rig Veda. Sono il Sama Veda e il Satapada Brahmana, dove Vishnu viene costantemente identificato con il sacrificio, che gli conferiscono un posto di rilievo, mentre in periodo più tardo la ricca letteratura dei Purana, la cui base è costituita proprio dai miti riguardanti Vishnu, lo renderanno immensamente popolare e la sua importanza è giunta rafforzata fino ai tempi moderni. Il nostro inno menziona i tre famosi passi, Pada, di Vishnu, che furono frequentemente descritti nell'iconografia posteriore e nella leggenda. Due di essi sono visibili agli uomini, quelli che abbracciano la terra e l'aria. Il terzo si trova nell'alto del cielo, il firmamento. Questo terzo passo è come un velo affisso al cielo, degna dimora di Vishnu. Il cielo è il suo rifugio preferito, un luogo di felicità dove gli uomini vanno dopo la morte e gioiscono insieme agli dei, e dove si trova una fontana di miele, ovvero sia di nettare. E qui l'allusione al fatto che il suo terzo passo è pieno di miele. Il suo Trivikrama, o triplice passo, è stato interpretato anche in modo temporale, rapportato all'orbita del sole, il sorgere, lo zenith e il suo tramonto. In ogni evento Vishnu, come si ricordano i rituali sacrificali, è la divinità che abbraccia tempo e spazio, cioè passato, presente e futuro, così come terra, aria e cielo. Vishnu dissimula il suo potere, assume spesso le apparenze di un nano, nascondendo quindi la sua vera natura. È in questa forma che sconfigge gli Asura e li costringe ad accettare la sfida, descritta in numerosi testi. La storia è magistralmente narrata nei Bhagavata Purana. Bali, re degli Asura e nipote di Prahlada, stava celebrando l'Ashvamedha, o sacrificio del cavallo. Presente al sacrificio era Vamana, ovvero sia Vishnu, nella forma di un nano, uno dei suoi avatara. Il re ricevette Vamana e, sebbene con riluttanza e contro il consiglio del suo guru, si conformò alla regola dell'ospitalità, al punto da permettere a Vamana di prendere per sé tanta terra quanto poteva coprire con tre passi. Allora Vamana assunse la sua forma divina e con sole due falcate coprì tutti i mondi. Egli riuscì, in virtù dell'identificazione appena menzionata, Vishnu e il sacrificio. Un altro testo afferma a questo stesso proposito che molto ci hanno dato coloro che ci hanno dato ciò che ha la stessa grandezza del sacrificio. Senza ricorrere alle teorie erudite avanzate a proposito delle origini e della natura di Vishnu, ci basti ricordare una certa rappresentazione del Dio nel mito più tardo. Vishnu, in opposizione a Shiva, che sta per la luna, è accomunato al sole, quindi una divinità del giorno e dell'oro, mentre Shiva è legato all'oscurità, alla notte e all'argento. Vishnu viene generalmente collegato ai mari, Shiva alle montagne, alla vita e allo sviluppo dell'uomo nella storia. Vishnu, dunque, a differenza di Shiva, ha molte incarnazioni. Nel Rig Veda, il dominio di Vishnu sembra seguire la scia di Indra. Egli viene considerato l'amico più vicino e sincero del signore Indra e condivide le imprese. Lo assiste costantemente, in particolare nel suo combattimento con Vrtra. Espreme per lui il Soma, di cui va ghiotto. La loro associazione è così stretta
che in un inno sembrano essere identificati e considerati come una divinità doppia, Indra Vishnu. In effetti, i reami della sezione 6 di questo inno vengono intesi come quelli di Indra Vishnu. In seguito, mentre la potenza di Indra diminuisce ed egli viene privato di alcuni aspetti della sua supremazia, Vishnu sviluppa caratteristiche più chiaramente definite e diventa, per generazioni di devoti, il Signore Supremo. Vishnu, sezione 1. Io proclamerò le grandi gesta di Vishnu, che misurò le tre regioni della terra e sostenne i cieli di sopra, compiendo nel suo percorso tre grandi passi. Sezione 2. Per questa prodezza Vishnu è acclamato. Egli abita le montagne come una bestia selvaggia che erra a suo piacere. Nei suoi tre grandi passi sono stabiliti tutti i mondi. Sezione 3. Ora possa la mia preghiera salire a Vishnu dai grandi passi. Il toro che dimora sulle montagne, a colui che senza aiuto misurò con triplice passo queste sfere vastissime. Sezione 4. Le impronte di questi passi sono colme di miele imperituro. Ciascuna è causa di felicità. Da solo egli sostiene le tre sfere, terra e cielo, e tutte le cose viventi. Sezione 5. Possa io giungere fino al glorioso palazzo di Vishnu, ove i fedeli s'allietano, ove di fianco al camminatore, dentro la sua orma più alta sgorga la fonte del miele più puro. Sezione 6. Ecco i due reami, dove dimorano infaticabili buoi, dotati di grandi corna, donde risplendono dall'orma più alta dell'eroe che avanza a grandi passi i suoi molteplici splendori. Vishnu, colui che misura i tre mondi. Tratto dal commento di Ramon Panikkar, Ayurveda. Legge Angelo Petrelli.